la metà del quarto di apertura. Barnella spalla canestro proprio contro Wims, ha sul lato Benjus, clamorosamente perso dalla difesa, quasi un rigore per il lituano, forse una spinta di Bilan, non arriva al fischio, arriva il recupero di Gentile, spisso in transizione, è il suo tiro e non lo sbaglia, arriva il time out di Djordjevic, neanche Abbas riesce a stappare il canestro. Benjus ci pensa per un attimo, poi va saggiamente da Bilan che viene stoppato una volta, ritrova il pallone, anche il canestro. Blocco di Hunter per Paiola che finalmente chiude il parziale avversario. Altro errore da lontano, altro rimbalzo offensivo. Teodosic sceglie l'assist per Hunter. Non se la sente, preferisce Benjus lontanissimo anche dall'arco dei tre punti. Eccolo Katic che ritrova Benjus, altra tripla, pazzesco. E a questo momento annichilita la Virtus, finta di Abbas che schiaccia a terra per Hunter. Kruslin rimane con Hunter, palla intercettata da Paiola. Hunter fa chiudere la transizione appoggiando al tabellone, il parziale diventa 9-0. Barnella rischia di palleggiarsi sui piedi, poi prende Bilan a rimorchio da 3, 40-22. Teodosic a tutta velocità, bravo, bravissimo Kruslin a fermarlo. Il problema è che rimane un tiro comodissimo per Wems. Avete sentito, non vi ha chiamato l'aiuto Gamble, è arrivato con i tempi giusti o almeno sufficienti. Sul contropiede ancora Wems, 10 tiri per Miloš Teodosic. Barnell può giocare a due con Bilan che si appoggia al tabellone, torna in doppia cifra. Infrazione al limite, il blocco di Tillman, tripla di Spissu, più 13 sul raddoppio, scarica. Barnell non vuole tirare da tre, l'anticipo di Markovic che beffa Spissu e va a depositare altri due punti. Timeout Pozzecco. Il rimbalzo offensivo è profondamente diverso da quello che avete visto in onda, comunque aiutano la Virtus che poi con la tripla di Markovic torna in scia. A giocare a due con Katic, palleggio, arresto, tiro, canestro. Beh, un momento Gentile tiene vivo il palleggio, ancora un recupero propiziato da Hunter, palla anche del possibile riaggancio. Adams disegna l'alley-oop, Wims lo inchioda, meno uno. Bilan spalla canestro contro Abbas, lo deve attaccare, tra l'altro non arriva aiuto almeno momentaneamente. Katic palleggio, arresto, tiro, canestro. Beh, partita nuovamente riaperta. Spissu a tiro al raddoppio, Barnell stavolta il tiro lo deve prendere e lo segna. Finisce così ed è la quarta sconfitta casalinga in campionato consecutiva per la Virtus.